Ben ritrovati amici di Piazza Grande, un saluto a tutti quanti voi che ci seguite su Telelibera Cassano, su piazzagrandetv.com e naturalmente sul blog di Corigliano. Parliamo del nostro territorio, parliamo di un periodo particolare con tante voci incontrollate, lo facciamo in una chiacchierata informale qui in Piazza Grande con il professor Giulio Iudicissa, con il dirigente del Partito Democratico, il dottor Battista Genova e l'avvocato Emanuele Monte. Allora, sicuramente si sta parlando di quelle che sono diverse sfaccettature della politica locale e ci sono tanti nodi che secondo me stanno arrivando al pettine, perché ci sono polemiche ad ogni livello, locale, provinciale, regionale. Si parla di un territorio che esce sempre sconfitto. Ora, a volte però mi sembra sentire ripetutamente queste frasi, mi sembra un po' banale che chi ha avuto magari anche dei ruoli importanti poi se ne esce con una frase secondo me troppo semplice. Sì, c'è Cosenza che è su di noi, a Roma prendono delle decisioni, come se noi non contassimo. Invece non credo che comunque il nostro territorio sia così da buttare anche dal punto di vista, secondo me, della qualità morale e politica. Allora, cominciamo subito con il professor Giulio Iudicissa. Cosa ci può dire di questo Roma ci governa e decide, Cosenza ci governa e decide? Professore, vediamo il microfono. Quanti secondi riesco a tenere il microfono prima che l'avvocato Emanuele Monte me lo rubi? Allora. Va bene. Ho scelto questa disposizione apposta. Mi ha salvato il dottore Genova. Hai esordito così. Viviamo in un momento particolare, ma quanto mai non ci siamo trovati in un momento particolare? Io ho messo piede in una sezione di partito e ho sentito dire: questo è un momento particolare, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo attrezzarci. Poi, leggendo e studiando, ecco, ho visto che prima di costruire la sua arca, Noè ha detto ai suoi: questo è un momento particolare. Prima di iniziare la traversata un po' delle acque del mare, Mosè ha detto: questo è un momento particolare. Quindi, e Cristoforo Colombo è partito per le Americhe perché era in un momento vi volevo particolare. Ricordare che abbiamo giusto la tre quarti d'ora massimo. La particolarità, caro Matteo. E se no abbiamo piantato poca la lontana. Allora, questo per dire che noi seguiamo il flusso della storia, che noi ci troviamo in un momento particolare. E noi ci troviamo in un momento particolare, è vero. Ma in che cosa consiste la particolarità di questo momento? Che finalmente viene a galla una bugia della storia politica. Prima non funzionava nulla, oggi funziona tutto, o comunque sono di più le cose che funzionano rispetto ad ieri. Io prendo atto, in base alla domanda che tu hai fatto, prendo atto che finalmente noi registriamo, senza possibilità di equivoco, noi registriamo una frattura tra il potere centrale, cioè tra la politica romana, e noi poveri uomini e donne di una periferia del nostro paese. Registriamo una frattura profonda ed anche direi vergognosa, perché non si possono disegnare i collegi come sono stati disegnati soltanto con una cartina geografica davanti ed una matita. Questa è la frattura e questa è la vergogna. Non me ne dispiaccio più di tanto. Ospitalità noi non ne usiamo, quindi parola all'avvocato Monte e poi alla fine quest'oggi ci teniamo particolarmente alla presenza del dottor Genova, perché ancora dovremmo essere un po' lontani dalle elezioni, quindi ci possiamo permettere pure il lusso di sfotterlo un po', in senso bonario, perché noi, come tutti sanno, li vogliamo bene e lo stimiamo.
Com'è possibile prendere, diciamo così, per il suo verso il dottore Geno? Facendogli ricordare quali sono i suoi amici nel partito dove ancora c'è. Perché la mia preoccupazione è sempre questa: quando vedo arrivare le elezioni, chiedo, Battista Geno è ancora col PD o con quelli che si chiamano ancora PD? Mi si risponde, sì, è ancora con il PD. E io penso nella mia mente, oh caspita, ma questo non ci castiga mai. Perché? Perché secondo me lui ha avuto dal partito in cui ancora milita talmente sberle in faccia da tutti, da quelli di, a cominciare da quelli di Roma, a finire a quelli di Catanzaro, a scendere a quelli di Cosenza per poi risalire a quelli di Corigliano. Ora ci avviciniamo alle elezioni. Caro Battista, ti sei fatto più grande, hai capito che a questa gente qua non devi credere più, perché tu hai un ruolo da far valere, tu hai una posizione da difendere. Tu sei uno di quelli di cui Corigliano non può fare a meno. Buongiorno a tutti, io ringrazio l'avvocato per l'ultima parte, però la prima parte non mi pare, io non ho preso sberle da nessuno, io mi sono confrontato sempre con tutti, alla pari. È vero che chi ha il potere poi vince. Siccome il potere rimane sempre, come dicevo professore Iudicisse, abbastanza, anzi sì, è centralizzato. Io non mi preoccuperei come cittadino corianese, ma anche come cittadino italiano. A me vengono in mente adesso le elezioni nazionali. Perché dico questo? Perché prima si parlava di centralizzazione o di collettivizzazione della politica, cioè io ho una visione della politica predisposta a guardare agli altri, cioè io parto da un assunto, se io sono felice devono essere felici gli altri, io sono felice perché gli altri sono felici, non perché io possa essere felice in assoluto. Allora, recentemente nel dibattito nazionale si discute se andare o meno alle elezioni, preparare una legge elettorale che sia utile ad alcuni per poter vincere e andare alle elezioni. Io mi chiedo qual è il motivo per andare alle elezioni nazionali, e ne trovo uno solo, che è quello che è la smania di potere del mio segretario di partito. Non ce ne sono altri. Non ce n'è nessun altro, perché si rischia tra le altre cose di poter andare, e leggetevi il prossimo numero dell'Espresso, di dover fare elezioni e rielezioni, perché si stanno facendo delle cose, ora questo lo dico come, anche come parabola in qualche maniera, come metafora all'introduzione del nostro ragionamento. La cosa che mi colpisce di più e mi sorprende in questo gioco politico, chiamiamolo così, ma poi diventa una cosa comica veramente. Io recentemente ho assistito a dei dibattiti che sono più comici che tragici, o meglio, non riesco a distinguere bene se sono, chiamiamoli tragico-comici, perché poi quello... Drammatici. Forse, drammatici, drammatico-comico, però la valenza comica ci deve essere, perché ci siamo divertiti, tutto sommato è un divertimento, no? Ora, cosa mi fa pensare questo? Che se la situazione di Coriani è drammatica o non è drammatica, va bene? E poi vi voglio fare una chiosa su un argomento che cerca di dominare in questa fase, no? Che è come quegli argomenti che gli si dà in pasto ai popoli, per dire discutete di questo che poi i problemi così si accantonano. Ora, andare a vedere se realmente noi abbiamo problemi, non abbiamo problemi, ma chi interessa questo? Non interessa quasi a nessuno. Andare a ricercare se si possono risolvere con proposte, non tanto con denunce, la drammaticità della sanità calabrese o la drammaticità dei rifiuti calabresi o la drammaticità anche della burocrazia, dei mali calabresi o dei mari calabresi. A chi interessa? Quasi a nessuno. L'importante è che qualcuno lo dica. Lo dice, però non ha la soluzione. O non dice... E anche il potere centrale non ti fa intravedere soluzioni. Se
vista, non soluzioni di facciata, soluzioni cosiddette accomodanti, perché probabilmente manca il coraggio. Allora, io forse ho pagato un prezzo, non perché sono un politico espresso, cioè di quelli, io forse ho pagato un prezzo nella mia carriera, cosiddetta carriera politica, tra virgolette, perché io sono una persona che ha un po' di coraggio, che mi viene dalla mia provenienza anche ambientale, chiamiamola così, dalla mia... Scusami, o perché sei molto disponibile a sopportare, perché io non riesco a capire come fai tu a dimenticare quello che è successo a quelle elezioni, quando Pacenza ti ha chiamato, vieni qua che è tutto fatto, e invece si era preparato tutto per fottermi. Ma probabilmente rimane un problema di Pacenza, perché come Pacenza di questo ne fa una professione, io non ne faccio la professione perché faccio altro, quindi trovo gratificazione a pagamento in altro. Quindi non. Allora, io questa comparazione non l'accetto minimamente, perché io faccio una cosa diversa da quelle che fa Pacenza, Dima e tanti altri, Mario Oliverio, Nicola Adamo e roba varia, e quindi aggiungo alla mia attività, come dire, emozionale, alla mia crescita emozionale, anche la possibilità di poter fare politica, perché la politica mi... in qualche maniera mi entusiasma, mi emoziona, mi regala passione, tutto qua. Mi arricchisce. Dottor, una domanda. Soprattutto anche di confronti. Dottor, volevo andare un attimo al chiudere. C'è un argomento, per esempio, che è dibattuto da molti, però non si entra mai nella sostanza il perché si fanno certe discussioni, e che è quello della unificazione, della fusione tra Cugliano e Rossano. Ora io mi chiedo quali sono i presupposti di questa domanda. Io mi chiederei invece, me lo sono chiesto quando ho fatto l'amministratore, che Coriano è un paese che ha bisogno di coesione. Coriano ha bisogno di coesione. Se c'è una sola motivazione per la quale si debba fare la fusione tra Coriano e Rossano, tra l'altro trattandosi di paesi che sono distanti 15 o 20 chilometri, e culturalmente e tradizionalmente sono anche distanti, d'accordo? Ora, io, la domanda è, perché la fusione? Io le risposte ce l'ho, non le voglio dire, ma mi aspetto da chi la promuove. E 3-4 anni di 3-4 anni di riunioni, ma adotto 3-4 anni di riunioni. Io personalmente non ho partecipato a questo. No, ma a che cosa hanno portato? La gente è com'è? È spaesata ancora? La gente è totalmente spaesata. Se seguiamo il filo del ragionamento del professor Iudicis, dice la frattura non si può neanche chiamare frattura, sono una divisione ormai strutturale. Strutturale, non esiste un qualcosa di collegamento tra la politica nazionale, quella regionale, quella provinciale e quella comunale, non esiste, non ci si parla per nulla. Tra l'altro, chi sta a Roma pensa a farsi la sua carriera politica, e chi sta a Reggio o a Catanzaro pensa alla sua carriera politica, quindi pensa a tutti i suoi legami, i cosiddetti cerchi magici o neri o altro, pensano all'altro, non si ha rapporto, non si vuole avere rapporto con i cittadini. Posso fare una domanda? A tutte e tre, risponde prima il dottore, giusto così, forse perché è poco più coinvolto di voi due. Ma perché quando ha fatto il sindaco il dottore Genova non è arrivata la commissione d'accesso, non vanno sciolto per mafia, tra i tanti problemi che avete avuto? Perché? Io devo dire che, tra l'altro, sono stato un sindaco per 5 anni, ho amministrato per 5 anni, io non sono stato mai, non ho mai ricevuto un avviso di garanzia di nessun tipo, e anche con chi mi voleva coinvolgere, così io mi ci sono confrontato in alcuni, insomma, intrecci di tipo, io mi sono confrontato e gli ho spiegato le mie ragioni per le quali non potevo farlo. Quindi e non dovevo farlo. No erano frequenti. Non dovevo farlo, certo che i no erano frequenti, e io avevo il coraggio di dirle, e pagavi un prezzo sui no che dicevi, anche alla grande politica. Faccio un esempio, ma poi non ne parliamo. La questione della rigassificazione, per esempio. Attenzione. Hai perso pure dei soldi, allora, perché ti volevano riempire di soldi. Io me lo ricordo, perché ci avevano provato pure con me, per te. Sì, con me, per sì, te. Ma io non me lo sono manco chiesto questo. Non me lo sono manco chiesto. Sono andato. Sei l'ingenuo della politica. No, non sono l'ingenuo della politica. Ho certi miei principi, punti fermi, e gli altri sono. Dottor, lasciando Schiavonea, quando passa e vede il porto in quelle condizioni, cosa pensa?
una ferita ambientale, una ferita. Una ferita. Non lo so. E magari il sindaco che dice no, ma c'entra Gioia Tauro, non c'entro io. Ma guarda, io sono della alcune teorie, no? Mo non la voglio fare lunga perché pare che sono l'intervista sì. è dedicata esclusivamente a me, ma ci sono alcune teorie che io seguo, anche nella mia attività professionale, che sono quelle della. La prima che mi sono inventato tanti anni fa è la riduzione del danno. Cioè, in un modello pubblico, se ti accorgi che qualcuno ti produce dei danni, quindi allargandolo un poco anche all'amministrazione provinciale, regionale, produce un danno, allora bisognerebbe adottare il modello che si adottò negli anni 80, all'inizio degli anni 80 per i tossicodipendenti, cioè la riduzione del danno. Io ti faccio stare a casa e ti do anche un premio, tu quando guadagni 1000 ti mando a casa 1200, perché stando nell'amministrazione pubblica tu mi produci un danno per 3000, quindi ne guadagni 1800. Cioè l'amministrazione pubblica, o anche diciamo la gestione politica, se allontana alcuni soggetti dal posto in cui agiscono, vabbè, ne guadagna. E con questo guadagno trova anche la possibilità di poter dare un premio a chi è stato allontanato. Scusa, quando dici queste cose pensi pure per caso all'ospedale? Visto che tu ci stai sì, sì, parecchio. Sì, penso, ho parlato di amministrazioni pubbliche, di riferimenti istituzionali pubblici, l'ospedale, il comune, l'amministrazione provinciale, la regione, ma anche il governo, Roma. Se noi avessimo la possibilità di allontanare alcuni burocrati o alcuni politici che fanno danni, li facciamo stare a casa, magari gli passiamo un vitalizio, ma quel vitalizio diventa positivo, diventa vantaggioso, perché gli diamo anche qualcosina in più. Dottor, gli diciamo stai a casa. Dottor, scusate un attimo. Dottor, perché ci sono alcuni, per esempio, no? Che circolano, di cui noi abbiamo tanto. Sei un extra parlamentare. No, abbiamo anche riferimenti. Abbiamo anche riferimenti, come dire. Possiamo fare riferimenti pubblici, d'accordo, che godono di questi privilegi che hanno preso attraverso la loro attività politica e continuano a fare danno. E c'è qualcuno che li manovra e gli fa fare danno. Quindi io volevo chiedere, scusate un attimo, volevo chiedere al professor Iudicis. Sono d'accordo con il professor Iudicis quando parla di cose, ma se queste cose non si dicono nel merito, non se ne trova soluzione. Non se ne trova, se tu non individui fisicamente i soggetti da allontanare, oppure o li allontani dalla tua vita, vabbè, la soluzione non si può trovare. Non si può stare fermi di fronte ad alcuni soggetti che nella nostra comunità, e che non sono emendabili, fanno danni, lo dobbiamo dire, anche nel mio partito c'è gente che fa danno, probabilmente qualcuno pensa che pure io faccia danno, parlando così faccio danno, però lo metto nel conto. Ognuno. Presso si parla di una nuova politica, una rifondazione di quelli che sono i partiti politici. Sì. Negli anni 80 c'erano questi difetti, negli anni 90, 2000, eccetera. Invece a me sembra che, professor, se uno è intelligente. Ma adesso siamo arrivati veramente. Professor, se uno è intelligente e all'intelligenza ci aggiunge oppure l'onestà, secondo me, anni 80 o 2000 o 2010, 2020, 2030 può essere sempre utile. Se uno invece magari è un arruffone oppure per non dire tanti altri vocaboli, è sempre dannoso. Quindi alla fine, secondo me, molte volte si scade nella banalità quando si parla della questione temporale nella politica. Sono 25 anni, dal 92-93, che si cerca a vari livelli di rifondare la politica. Ci hanno provato in tanti, nessuno ci è riuscito. Oggi io ritengo siamo arrivati finalmente al traguardo. Infatti sta per nascere, io dico, la nuova grande aggregazione, il nuovo partito dello Spirito Santo, cioè il partito delle banane. Ecco, io vedo che sta per nascere finalmente il partito delle banane. Un partito, come dire,
un partito della gente per bene, della gente buona, della gente generosa, della gente che lavora per progetti, per visioni, per accoglienza, per carità, per misericordia, eccetera. Questo è il partito delle banane, un partito in cui per incanto baciati dal Signore tu t'avvicini e ci entri un po' e non puoi più distinguere, come si faceva una volta, tra quelle brutte, vergognose, puzzolenti categorie di destra, centro e sinistra. No, tutto abolito, c'è tutta una cultura spudorata finalmente. Però se non ve la prendete col filo, no, però. Messa non sotto gente. I piedi, una tradizione messa sotto i piedi, una storia messa sotto i piedi, no, è il paradiso che si incarna in terra. È un partito in cui destra, centro, sinistra si ritrovano automaticamente insieme, ma non per fare sintesi, è come dire in una famiglia naturale, perché tutti finalmente hanno scoperto che cosa sia il bene e tutti vogliono arrivare al raggiungimento di questo bene. Spesso, ma perché si dovete prendere in giro? Io ho fatto una domanda, voi mi prendete in giro. Il partito delle banane. Ti dico una cosa. Io, se fossi, non posso dire io, ma se fossi in altri, esprimerei tanta invidia per il dottor Battista Genova. Ma veramente tanta invidia. Sai perché invidierei? Sai perché se fossi in altri ti invidierei? Perché mentre tu puoi dire oggi, in questo salottino di gente semplice, puoi dire io nel corso, come dire, degli anni che mi hanno visto responsabile della cosa pubblica a Corigliano, io non sono stato sfiorato da un'indagine, non sono stato sfiorato da un avviso amichevole, affettuoso delle procure. Di routine. Io sono un fortunato, probabilmente, ecco, poi dice anche da buon medico, dice anche la sua ricetta, perché quando ho visto che c'era maltempo mi sono premunito, ho preso un maglione pesante, un impermeabile, un ombrello, eccetera, grazie a Dio. Bene, se io fossi come dire, nell'abito di altre persone, direi, ma guardano un po' che io lo invidio questo dottor Battista Genova. Da un certo punto di vista posso dire che ti capisco, perché quando io lasciai dopo 8 anni l'amministrazione dell'allora ASL, sai, ho provato quasi invidia per me stesso. Io ho invidiato me stesso, perché ho detto, guarda un po', in 8 anni, ma è possibile che nessuna procura si è accorta di me? Dico, è possibile che in 8 anni non c'è stato qualcheduno che m'abbia chiamato per dire, ma guarda che questa delibera, insomma, puzza da un certo punto di vista? Per cui, ma guarda un po', mi sono guardato allo specchio, ho detto, guarda un po', sai che ti invidio? Ho detto io a me stesso. Io però invidio il dottore Genova per un'altra sua affermazione, perché si trova lui in una situazione in cui io, ma anche tu, anche lui, noi non ci troviamo. Ha potuto dire ad un certo punto del suo intervento, il segretario del mio partito. Ecco, io lo invidio perché, sia pure con un pizzico di sentimento negativo, ha potuto dire il segretario del mio partito. Se poi nel cuor suo ha aggiunto che ti possano fare a pezzettini, chirurgicamente parlando, questo è un altro discorso. Però ha detto io, il segretario del mio partito. Politicamente parlando. se no significa che non fa il suo lavoro, diciamo, da politico. No, ma c'è un'indiscrezione, professor. Comunque sia, c'è un'indiscrezione. Io invece non posso dire il segretario del mio partito, perché non avendo partito più, non ho segretario. Non solo, ma mi trovo nella condizione
comica e tragica di non poter neanche dire il futuro segretario del mio partito, perché siccome noi andiamo verso un partito unico, che è il partito delle banane, come dicevo prima, io non entrerò in questo partito delle banane. Ma... ho espresso invidia, ho espresso fammi esprimere pure un dispiacere. Sai perché? Lo aspetta un amico di Rossano, che non so, io non dico se è un amico avvocato o meno, col quale mi sono incontrato una mezz'ora fa, prima di arrivare in ritardo nel tuo studio. Sì. E dico, guarda un po', mentre voi, io no, perché io sono, resto ferocemente contrario al progetto di fusione, resto ferocemente contrario, per mille e un motivo. Allora, mentre voi vi affannate qui per un progetto meraviglioso che veda finalmente insieme le due comunità, a Roma con un tratto di matita, manco di penna, un tratto di matita, perché la matita costa di meno rispetto alla penna che funziona d'inchiostro, con un tratto di matita si separano i destini delle due città, perché si è pensato che non sia più bello disegnare i collegi in verticale o in obliquo a 45 o 75 gradi, ma no. Perché fare come si è sempre fatto una volta? D'ora in avanti i collegi li disegniamo così, quasi in orizzontale. Per cui, come dire, morale della favola, Corigliano e Rossano, che sono città grandi, è bene che vadano l'una, per esempio, con le grandi città di Cosenza e di Rende, e l'altra, Corigliano, che è una grande città storica, ricca di tradizione. Non dico, non parlo del mare, perché purtroppo poi mi riprenderebbe l'avvocato, certo, e il dottor, no, perché il mare è inquinato, eccetera, eccetera. Anche Corigliano, che è città storica e di tradizione, è bene che vada con due grandi città, con altre due grandi città. L'una grande perché, non dimentichiamo che fino a qualche anno fa Castrovillari si era incamminata verso quella meta di capoluogo di provincia, quindi Castrovillari, quindi andare noi con Castrovillari secondo me è un motivo di merito. E poi con Paola è la città di San Francesco, e noi abbiamo scelto San Francesco come nostro santo protettore, per cui il pensiero che Corigliano vada faccia un collegio insieme a Castrovillari da Paola, se politicamente dispiace, come dire, sul piano della storia, della filosofia e della religione, ci dovrebbe inorgoglire. Guarda, siamo diventati grandi, siamo stati messi dalla politica romana insieme a Castrovillari ed insieme a Paola. Mamma mia, professor, vi vuole rispondere il dottore Gelli? Mi viene la pelle d'oca. Vi vuole rispondere? Se fossi un uomo di chiesa, direi miracolo. Deo grazie. cosa coglieva nelle parole del professor Iudicis? Mamma mia. Un po' di ironia, forse. Sì, c'è tantissima ironia che cerco di interpretare fino a un certo punto. Cioè, dopo un certo punto ci fermiamo. No, volevo dire che poi l'invidia è un sentimento negativo, che non credo appartenga al professor Iudicis. Allora, dottor, appartiene a tanti altri. Prima, dopo vi lascio, perché l'avvocato Monti sicuramente ha qualche domanda più di me, però una cosa la volevo chiedere in maniera molto franca e diretta. Allora, l'avvocato Monti, dirigente del PD. Quindi, senza parlare Renzi, Berlusconi, eccetera, come giudica il lavoro del Partito Democratico in Consiglio Comunale e come giudica l'amministrazione comunale di Geraci? Il Partito Democratico in Consiglio Comunale... Io non ho partecipato a riunioni in cui si parlava del rapporto tra partito e amministrazione.
mai partecipato, forse mi è sfuggita qualcosa, oppure non sono stato invitato, non lo so, però non crede che ci sia un rapporto tra Partito Democratico e l'amministrazione comunale? No, no. Me lo auguro che non ci sia nemmeno. No, no, io mi riferisco alle attività, all'opposizione, al lavoro di opposizione. Ma guarda, credo che i consiglieri comunali che fanno parte adesso di questo consesso, e ce ne sono di alcuni che sono apparsi sulla scena politica con grande grinta e sembrava anche determinazione, poi invece abbiamo scoperto che non avevano le basi necessarie per dal mio punto di vista sono stato proprio un bluff, anche se devo dire che avevo intravisto una cosa del genere, perché se uno non passa attraverso le palestre della politica a cui faceva riferimento il professore, che sono le palestre dei partiti, sì, che ci sono state negli anni 80-70 che noi abbiamo frequentato, e direi letti da un certo punto di vista proprio siamo stati fortunati da questo punto di vista, cioè siamo stati fortunati ad apprendere, ad ascoltare. Adesso non si ascolta più, c'è la cosiddetta famosa ignoranza attiva, ne parlavo col dottore, con l'avvocato Mondo l'altro giorno. L'ignoranza attiva è un requisito molto pericoloso da parte di alcuni, cioè sono quelle persone che sono in punti di chiave ma non conoscono assolutamente nulla di quello che devono fare, cioè non interpretano il ruolo nella misura più giusta, prevalgono sulle persone. E che perché prevalgono? Ma prevalgono perché sono nei centri chiave, nei centri del potere. Allora io voglio fare un esempio, vorrei fare tanti esempi nel mio settore, però mi devo tenere un poco, perché sennò veramente se non ho preso un avviso di garanzia fino ad ora lo prenderò per così, ma no. Ma potrei anche farlo, no, tanto. Ma sono anche ad esaurimento della mia attività professionale, cioè rispetto all'attività. Quindi avrà più tempo per la politica, questa ha voluto no, dire. No, avrò più tempo per fare altro. Ma non anche la politica, però non solo, non solo la politica. No, ma che scuola. Un degno sta pretesa, ma non ci sono manche gli astanti, ci sono manche gli alieni, nessuno vuole ascoltare politica. Vogliono ascoltare prebende, affari, clientele, cose. Questo bisognerebbe veramente inventarsi una scuola della clientela facile, professor. Scusa, non mi ha risposto allora, sull'amministrazione, non mi ha risposto. Sull'amministrazione non posso rispondere perché io non riesco a giudicare l'amministrazione. Dov'è? Non ci sono elementi di giudizio dell'amministrazione. C'è una commissione. Tra l'altro c'è anche una commissione che deve giudicare i fatti amministrativi. Io spero che non sfoci nel cuore. Me lo auguro tanto, perché è un'ulteriore vergogna per la nostra città, coinvolti pure noi. Non è che ci dobbiamo escludere. C'è qualcuno che dice: ah, non vedo l'ora che lo sciolgono, perché così magari ci vuole andare lui. Io invece mi auguro che non accada questo. Io mi auguro che ci sia veramente una ripresa delle coscienze, se c'è rimasto qualcosa in Curiano, e che si dicano le cose in maniera molto chiara, molto netta, molto determinata rispetto ad alcune cose. Io apprezzo molto il parere del professor Iucci sulla questione della fusione. Bisogna trovare gli elementi per farla, ma bisogna trovare, ce ne sono tantissimi invece per dire che non si debba fare. Però che argomento è? Io non lo ritengo neanche un argomento su cui discutere. Quindi chi dice che è una priorità assoluta, ma è solo per nascondere altro? Ma non credo che sia una priorità assoluta, ma questa è stata una cosa inventata. Cioè inventata, come è stata inventata la storiella dell'ospedale unico nuovo. Vi ricordo ancora una volta, me l'ho già detto in questa trasmissione, che ci sono voluto 2 anni per decidere se l'ospedale era nuovo, perché c'era stato qualcuno come me che aveva obiettato sulla faccenda del nuovo, sull'aggettivo nuovo, avendo noi 4-5 ospedali nuovi. Allora uno mette in campo una nuova organizzazione sanitaria, ma non può cavarsela dicendo: io costruisco un nuovo ospedale e do nuova sanità. Chi l'ha detto questo? Le due cose non vanno insieme. D'accordo.
Quindi, poi tra le altre cose, in un territorio in cui c'erano già 5 nuovi ospedali. Quindi a questo punto è stato virato, si è virato, si è cambiato direzione. Chiamiamolo ospedale unico. Bene, ma anche questo, avere un ospedale unico, bisogna organizzarsi per mettere in sinergia gli ospedali esistenti. Dottor, scusate. E le risorse umane esistenti. Dottor, scusate. Ora, le risorse umane intendo dire le risorse professionali. Allora, d'accordo. Allora, ora in questo, per esempio, chi regola le cose, il grande burattinaio, no? È un ignorante attivo, dal mio punto di vista. Allora, cosa fatta, come direbbe l'avvocato? Capo. Adesso, io voglio continuare ad interessarmi di guardrail, buche, discariche, Ethernet, ecco perché villette, è una cosa che sento da cittadino nella comunicazione. Però voi tre, che avete avuto anche ruoli di un certo spessore e che seguite la politica da tanti anni, ci riuscite in pochi minuti a dare, non dico un consiglio, ma una piccola ricetta, uno schema, perché tra poco si tornerà scioglimento o non scioglimento, il mandato è quasi finito. E già ci sono, diciamo, i franchi tiratori, i Giuda, chi vuole scalzare l'altro. Quale potrebbe essere invece un comportamento responsabile per costruire un'entità capace di governare e riportare un pochettino di dignità in questo territorio? Se devo... Tutte e tre la stessa cosa. Incomincio io ad aprire il fuoco e dico che è un po' difficile immaginare che si possa così da un momento all'altro incominciare come se tutto potesse incominciare punto e a capo. Mi sono meravigliato con Battista perché ha detto che l'altro giorno noi ci siamo intrattenuti nel discorso sull'ignoranza attiva, ecco. Quando io dico questo, perché lo dovevi dire? Dicono subito, ma allora sono tutti e due esauriti. Parlano di ignoranza attiva. Vabbè, ma abbiamo sbagliato a parlare di ignoranza attiva. Non abbiamo sbagliato. Io dico che alcune cose che si sentono, io infatti ho sentito e ho apprezzato chi ha detto di questo fatto, che esistono gli ignoranti attivi. Ne ero consapevole già, però non avevo il coraggio di mettere in atto una discussione su questo fatto. Ora io, perché lo dico questo? Perché no? Ci sono alcuni soggetti nella nostra comunità, ma anche allargando ad altri, che essendo ignoranti attivi, allora loro fanno e sopprimono le intelligenze così, e le mettiamo tra virgolette passive. L'intelligenza dell'avvocato Mondo viene soppressa, adombrata, messa a lato. Da chi? Perché l'ignoranza attiva è sostenuta dal potere. Tu la vuoi fare per forza difficile e io mi devo sforzare per forza di farla facile, perché vabbè, ma su questa ignoranza attiva, quando non saremo davanti alla telecamera, ti faccio degli esempi viventi così ci capiamo subito, ecco. Ti faccio degli esempi viventi circolanti, quindi tu mi fai circolanti e mi parlerai, per esempio, tanto per fare un nome, mi parlerai di uno di Reggio Calabria, di uno di Cosenza, uno di Catanzaro. Non mi riferivo sicuramente né a te. No, facendo il nome di qualche amico, dico. No, potresti. Però non ha risposto alla mia domanda. Il problema, secondo me. Non vi allarmate, perché questa cosa che ho detto è una cosa così frequente da verificare. Io credo che. Non hai detto una cosa astrusa. Ho detto una cosa che capita di frequente. Soprattutto nelle organizzazioni istituzionali, soprattutto nelle organizzazioni anche di partito. Nelle pseudolobby. Nelle lobby o pseudolobby o nelle aggregazioni. Anche ci sono pure le aggregazioni piccole di potere, no? In cui io credo, cioè, non mi frega niente se esistono gli altri. Io esisto perché conosco l'avvocato conosce il medico conosce l'architetto conosce l'ingegnere conosce quello che farei i fatture, come si chiama, commercialista.
e c'è tutta un'aggregazione piccola di potere che si scambiano i favori tra di loro. Che c'è, e così è meglio. Ma questo, scusami, ma, così è meglio. Ma questo non è una specie di massoneria? Piccola però. Piccola, sì. Ma quindi la ricetta com'è? Entrare nella massoneria, no, per pigliare più voti? Fatemi capire, io sono un po' Pavarelli della situazione. La ricetta è quella, secondo me, no? Allora, andiamo sul serio. Andiamo sul serio, perché noi abbiamo ne stiamo parlando in maniera un poco così scherzosa. Ma io vi ho fatto una domanda. È leggera, però dobbiamo anche dire che noi abbiamo dei problemi seri nella nostra città e noi abbiamo la responsabilità. Ma noi lo diciamo ogni settimana. Per poter indicare una soluzione. Sì. Perché sennò uno, come ho detto in altre volte, deve dichiarare la propria assenza. Non ci sono, non mi cercate, non voglio dire niente. Quindi, però se invece sta in campo, come in questo momento siamo in campo, io, il professor Iudicis, l'avvocato Mondel, oltre a fare un'operazione di denuncia, dobbiamo fare anche un'operazione di proposta. È certo. Un'operazione propositiva, sennò diventa tutto un pallarsi addosso. Noi ci stiamo parlando. Allora, relativamente alla crisi dei partiti, come si agisce sulla crisi dei partiti? I partiti non entrano direttamente nel governo della città. Quindi i partiti devono avere il coraggio di indicare persone esterne. Le persone esterne. E assumersi la responsabilità di indicare il meglio. Poi se... e poi controllare sul meglio l'operazione dei partiti. Un tempo, mi ricordo io, ecco, il segretario del nostro partito, il Partito Nazionale, dovrebbe fare sul governo non un'azione di pressione o di infiltrazione, ma un'azione di controllo. Il governo Gentiloni in questo momento sta operando bene, pare che gli indici gli diano ragione. Ora, e quindi se non va bene così, perché dovrebbe andare meglio, il segretario del mio partito dovrebbe andare in televisione in maniera chiara, regolare, ed indicare perché, fatta la legge elettorale, senza entrare nel merito della legge elettorale che mi piace, come noi dobbiamo andare alle elezioni, qual è il motivo? Perché il governo non sta andando bene, perché dobbiamo precipitare le cose economiche? Cioè, qual è il motivo? Il partito, io l'ho sempre vissuto come un organo, oltre che ben organizzato, in cui i ruoli si rispettavano, anche un organo di controllo sul governo, se c'era nel governo. E invece, se non era nel governo, il partito come organo di opposizione, di controllo di opposizione. Io così vivo i partiti. La stessa cosa vivo le cosiddette direzioni delle ASP o direzioni sanitarie degli ospedali. Io lo vedo, li vivo come un organismo che va a verificare se un dottore Genova fa quello a cui è chiamato istituzionalmente a fare, non a tenerlo lì senza conoscere quello che fa e senza sapere quello che fa. Allora, evidentemente queste persone ignorano il loro ruolo, lo ignorano totalmente e fanno altro. Il segretario del mio partito in questo momento sta facendo altro. Il presidente della regione probabilmente sta facendo altro, il sindaco di Coriano sta facendo altro, il direttore sanitario degli ospedali che ho detto vicini fa altro, non fa il proprio ruolo. Allora, responsabilmente, consapevolmente, noi abbiamo anche il dovere di poter indicare una soluzione, se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo tacciamo. Senza andare a fare quella sorta di gallineria che si fa certe volte in televisione, si accusa chi, non si capisce niente, tra l'altro non si capiscono manco loro, quindi è inutile a quel punto perdere tempo ad ascoltarle. Ora io mi chiedo, i nostri partiti, anche il mio partito di provenienza, cioè il mio partito, è nelle condizioni di esprimere una cosa? Se non c'è, allora prenda consapevolezza di questo. E dica, io mi rivolgo alla società esterna, in questo io posso dare un mio contributo e lo darò oppure se io mi assumo la responsabilità di poter indicare un qualcosa che possa dare una soluzione coerente alla soluzione dei problemi, cioè sostenibile per la soluzione dei problemi, senza inventarsi grandi cose. Perché non si perpetui lo schifo che c'è adesso? Perché si svolta pagina finalmente. Allora, volevo coinvolgere il professore, io molte volte, professore, può prendere il microfono, sento... Matteo, tu lo sai, io su questi problemi ho una posizione purtroppo estrema. Radicale. Ho una posizione estrema, radicale, che
proprio due sere fa invitato in una piccola assemblea di giovani, la quale assemblea aveva iscritto all'ordine del giorno il tema fusione sì, fusione no. Io mi sono diciamo, ho esordito così, che chi mi ascoltava doveva sapere che io ho una posizione radicale, una posizione che oggi purtroppo mi allontana da qualsiasi forma di compromesso. In virtù di questa posizione, proprio per non cadere nel danno della ignoranza attiva, che poi, diciamo, ignoranza attiva, ma l'ignoranza attiva, questa ignoranza attiva, che è l'ignoranza più pericolosa, perché è inconsapevole. Perché l'ignorante, l'ignorante che non sa di essere ignorante, è presuntuoso, l'ignorante che, cioè, dove sta la pericolosità dell'ignoranza attiva? Che l'ignorante, questo è colpa del dottore Geno, no, per amor di Dio, no. Ha toccato un punto che mi sta tanto a cuore. C'è l'ignorante buono, l'ignorante che non sa e si mette in ha voglia di imparare. Una volta io presiedevo indebitamente un... Sempre indebitamente. Ma sì, perché è la legge che me lo chiedeva. Andiamo. Per cui io, professore di latino e greco, presiedevo una commissione per la copertura di alcuni posti di matematica. Andiamo avanti, professore. Nella sanità. Medici, non dico la specialità, perché se no, alla fine ricordo il primario di una città vicino a noi disse vicino a me, Ori, perché io ero il presidente della commissione, professor Iudicis, guardate, questo è un elemento pericoloso. Sono rimasto perché aveva esposto tutto uno degli esaminati, l'ultimo esaminato. La miseria di Dio, sono rimasto sbalordito. Questo è un elemento pericoloso. Il professore ha detto: ma perché? Questo è un ignorante che non sa di essere ignorante. Questo, in una sala operatoria potrebbe combinare veramente. Ma allora, l'ignoranza, c'è un'ignoranza buona di colui che, non sapendo, vuole vedere, vuole imparare, vuole sperimentare sotto la guida di colui che già sa. C'è invece l'ignoranza attiva, pericolosa, di colui che non sa. Ed è presuntuoso, e presume con quattro chiacchiere di poter affrontare qualunque tipo di problema. Allora, io dico, tornando al nostro tema, oggi a me non sembra che dal cilindro dei partiti storicizzati a Corigliano, partiti di destra e partiti di sinistra, possa oggi, poi fra 3-4 mesi, a settembre, ottobre, fra un anno, la situazione potrebbe cambiare, però io oggi non credo che dal cilindro dei partiti di Corigliano possa uscire un candidato alla carica di sindaco che possa rappresentare una sintesi. Bene, allora io che cosa dico? Per carità, non si pretenda di fare, da quello che dico, un identikit del mio candidato. Io dico che un candidato a sindaco non lo possiamo inventare dalla sera alla mattina. Nella situazione in cui ci troviamo, tu dicevi particolare, ma tutti i momenti storici sono particolari, ma questo momento ha una sua particolarità, un candidato non lo possiamo prendere dalla strada dicendo è una persona buona. No, non basta essere buono. È una persona onesta? No, non basta essere persona onesta. Sono condizioni, professor, prerequisiti che tutti dovrebbero, professor, avere. Allora, io dico che dovrebbe venir fuori, ma sia nell'area di centrodestra che nell'area di centrosinistra, questo è quello che io aspetto,
auspico. Una personcina, per esempio, che ha alle spalle una esperienza consolidata, una persona che ha guadagnato i suoi galloni sul campo, una persona che nell'arco del suo esercizio non è stata, come dire, non è risultata contaminata da virus o da batteri particolari. Io dico, per carità, per carità, no, 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 per carità, per carità. Allora, scusa, una persona, allora, perdona, ma una persona che non sia rigidamente, proprio schematicamente di area, perché amministrare una città policentrica, polimorfica, difficile come Corigliano, io non credo che possa essere, come dire, buon timoniere oggi una persona dogmatica, fortemente ideologizzata. Ci vuole una persona che ha maturato esperienza e che abbia o che sappia, come dire, contare su amicizie belle, buone, sincere, anche presso, in aree limitrofe. Con questo non voglio dire candidato di centrodestra debba trovarsi un collaboratore nell'area di centrosinistra, né voglio dire che viceversa un candidato di centrosinistra debba avere dei collaboratori nell'area di centrodestra, ma che sappiano trovare dei candidati, come dire, limitrofi, quasi affini, contigui. Perché ritornando all'ignoranza attiva, quando uno dice è una domanda. Se tu mi dici, ma tu hai fatto un identikit, io sono molto franco. Per esempio, il dottore Battista Genova rientra come centrosinistra in questa mia intelligenza passiva, in questa mia fotografia. Allora, aspetta, una domanda gli devo fare nell'area di centro. Professor, ve la posso fare una domanda? Per carità. Ma quando si dice in senso dispregiativo, no? Qualunquista, e uno lo dice come se è un'offesa. Allora, chi parla così è ignorante o è incolto? Chi parla così è ignorante ed è incolto. Perché il qualunquismo ha rappresentato un momento storico del secondo dopoguerra molto importante, in cui siccome c'erano partiti fortemente, come dire, ideologizzati a sinistra e a destra, sorse questo partito dell'uomo qualunque, che metteva insieme l'impiegato che doveva salvarsi, l'unica camicia che aveva, metteva le mezze maniche quando entrava in ufficio, il panettiere, il meccanico, l'avvocato che ogni mattina andava in pretura per guadagnarsi la sua pagnotta, eccetera. Ecco, questo fu il partito dell'uomo qualunque, degli uomini che vivevano, come dire, con senso di sofferenza. Scusate, e di la loro presso, quotidianità. Presso, a posto. Poi il partito è finito, però non lasciamolo presso, stare. Presso, scusate, il qualunquismo. Dottor, è di fondamentale importanza per assumere ruoli di un certo spessore a livello politico il microfono. Riuscire a parlare 10 minuti e non dire assolutamente niente. È una prerogativa fondamentale. No, io personalmente non l'ho fatto perché non riesco a parlare 10 minuti senza dire niente. O dico delle cose interessanti oppure mi sto zitto. Però crea problemi se uno parla e dice qualcosa di sensato. Può creare problemi. Parlare e dire qualcosa di sensato in una struttura politica. Crea problemi di imbarazzo, ma loro però, no, a chi lo dice? Questo parla. Io intanto volevo ringraziare il professor Giudicisti perché mi ha messo in questa... Con molta franchezza. Sì, ringrazio, ma con molta franchezza. Ho detto che ci sono... Sì, io... Il ragionamento è giusto, ma non è la mia intenzione fare degli identikit, tantomeno interpretare. Tra le altre cose io vado oltre il ragionamento e credo. Rompiamo gli schemi. Io ho voluto dire che, per esempio, tu hai titolo oggi
come parte di un partito, in virtù di un'esperienza maturata, in virtù di alcune cose, ce ne saranno anche tre, però ci sono, ci sono. E queste persone, secondo me, nell'area di centrosinistra e nell'area di centrodestra, devono venire fuori, devono venire fuori e cominciare a bussare alle varie porte. Volevo andare oltre, siamo in conclusione. Allora, vogliamo chiudere su alcune, questioni che sono state sollevate. La prima è il rapporto cosiddetto con le sedi centrali della detenzione del potere, cioè Cosenza, non esistono balle. Sono balle. Se tu hai se tu ci vai da Cazzone, è chiaro che ti maltratta. Autorevolezza sul territorio, autorevolezza politica, anche determinazione morale. Non conta assolutamente nulla. Io non ho mai pensato che confrontarsi con uno di Roma o con una di Strasburgo o di Cosenza possa essere penalizzante, bisognerebbe andare col cappello in mano. Se sei preparato, come diceva prima, o hai conoscenza dei problemi, li puoi affrontare con chiunque. Quindi chiudiamo questo argomento, perché e poi è chiaro che circolano anche chi sta al guinzaglio del potere, perché può spendersi un'immagine positiva, un'immagine di millantando un potere che non esiste. Certo. Vi posso fare l'esempio recente, ma non lo faccio per pudore loro. Quindi, ora, altra questione, la questione del io vado oltre quello che dice il professore e non vedo schieramenti di centrodestra e schieramenti di centrosinistra, tant'è che l'amalgama generale, no, che si potrebbe anche fare in Italia in genere, ma coriano anche in particolare, diventa sempre mal riuscita, parafrasando D'Alema quando parlò del Partito Democratico come amalga non ben riuscita, no? da questo punto di vista, e io dico che attualmente forse i cittadini sono legati, o meglio, sono attenzionati più da un rapporto che i soggetti hanno con la società che non invece un rapporto che hanno con i partiti. Qualsiasi sia la provenienza, essendosi rotti le appartenenze, ormai che non contano più, o anche le proprie, o le categorie, cosiddette categorie, è come la vivo io, e io lavoro in un posto, o meglio, ho un rapporto col pubblico, con i cittadini, molto vasto, nel senso che vedo più gente, sento problemi di ogni genere. Sta di fatto che riusciamo noi, ecco la nostra sfida qual è, riusciamo noi ad individuare responsabilmente e poi assumerci la responsabilità di poter indicare delle persone che siano preparate, soprattutto abbiano conoscenza dei problemi, che non raccontino balle quando aprono bocche, che non dicano cose insostenibili sia dal punto di vista economico e che non abbiano dotto eccessivo appetito appetito. Io dico di sì. Ma appetito, guarda, anche l'appetito può essere limitato, perché credo che siamo arrivati proprio all'osso, non c'è nulla di a cui spolpare se non finiamo. Sì, io volevo chiedere soltanto al dottore Genova una cosa, mi dovrebbe rispondere con la massima. È pericoloso lui in chiusura? Sì, d'accordo, lui in chiusura è pericoloso. Con la massima tranquillità. Batti, tu sei disponibile a lasciare il posto di medico all'ospedale dove in questi anni hai potuto dare il meglio di te stesso, non pensando ad altro, e ritornare a fare il sindaco di questa città? Beh, allora, eventualmente, la disponibilità parte, politica. La parte ti rispondo nel privato, perché non mi pare il momento adatto per raccontare le mie cose personali pubblicamente. Mi dispiace per i telespettatori, ma non me la sento. Alle prossime puntate. A questo momento di dire cosa farò nella mia vita, però poi privatamente all'amico Monte, Emanuele, gli dico che cosa mi aspetto prossimamente nella mia vita, perché ho maturato alcuni. Ora, non è di sentirsi in relazione al Cosomene, è di sentirsela se c'è
In questo momento non c'è una mia disponibilità per questo, c'è una disponibilità a concorrere insieme ad altri a trovare una soluzione, sì, ma che non sia nella mia figura. Ma il dottore ha omesso di dire una cosa importante. Il dottore non è che è uno preso là per strada, no, stiamo parlando del popolo. No, è un dirigente del Partito Democratico. Dirigente. Senza offesa. Non mi preoccupo. Senza offesa. Non ho intenzione di offendermi, né mi sono offeso, né tanto meno mi sono preoccupato. Ah, vabbè. Meglio occuparsi che preoccuparsi. Però sta di fatto che in questo momento, io per rispondere alla domanda, in maniera onesta, io non mi sento assolutamente coinvolto in questo ruolo, nel senso che non avverto la necessità, avverto una necessità appassionata. In questa fase? In questa fase dove dare una mano alla soluzione del problema. Non mi vedo io direttamente interessato. Preparati. Allora, io vi ringrazio il professor Giulio Di Cis, ringrazio il dottor Battistaggiaro senza ruolo, diciamo, sennò magari si può arrabbiare, e l'avvocato Emanuele Monte. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, sempre qui in Piazza Grande, nelle nostre chiacchierate informali. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.